Chi paga il prezzo più alto sono i giovani. La prima causa di morte tra i giovani sono appunto non gli incidenti, ma gli scontri stradali, cioè le violenze stradali. Infatti oggi si parlerà di questo perché nel 95% dei casi non abbiamo un incidente. L'incidente è una casualità. E in tal senso qual è il ruolo dei professionisti dell'informazione e dei giornalisti? Cosa possono fare per migliorare questo aspetto? Sicuramente dopo questo convegno, dopo questo seminario, si avrà una concezione diversa della terminologia e quindi si userà un altro termine per indicare l'incidente. E questo farà cambiare anche nei giornalisti il modo di pensare e anche il fatto stesso di raccontare, la narrazione appunto deve essere fatta più correttamente. Noi abbiamo essenzialmente due obiettivi. Il primo è quello della prevenzione, cioè vogliamo che quello che è accaduto ai nostri figli, quindi a Lorenzo per me, a Jacopo per Giuseppe e Anna non accada più a nessun altro, quindi lavorare a livello di formazione, di una cultura che sia quella del rispetto per la strada e lavorare per avere infrastrutture migliori e avere un'educazione stradale. E l'altro è quello di fornire un sostegno alle vittime di violenza stradale, quindi cercare di aiutare le persone a riprendere una vita il più possibile normale, non sarà mai come prima, ovviamente c'è un prima e un dopo, ma dobbiamo aiutare queste persone a ritornare, questi familiari, a ritornare ad avere una vita il più possibile felice. Qual è il ruolo dell'informazione, quindi dei professionisti, dei giornalisti in questo settore? È un ruolo molto importante perché dobbiamo cambiare una cultura, che è una cultura molto violenta sulla strada. Per cambiare una cultura è importante anche utilizzare il linguaggio corretto e rappresentare le cose come esattamente stanno. Quindi, sinceramente, non è più tempo di dire strada killer, incrocio assassino. È importante anche che la narrazione sia conforme, con grande attenzione a quelle che sono le vittime, perché ogni parola può essere molto pesante, quindi può anche fare ancora male di più alle persone che hanno subito un danno come questo. Nell'ambito della sicurezza stradale, che è un ambito estremamente complesso, ciascuno può svolgere un ruolo determinante e soprattutto può svolgere un ruolo all'interno del concetto più ampio di prevenzione. Quindi i giornalisti veramente sono preziosi perché attraverso il divulgare, attraverso la capacità di comunicare agli altri quello che accade sulle strade, possono far arrivare i messaggi più importanti, che attraverso piccoli gesti, attraverso comportamenti consapevoli, si possa salvare la vita.